30 secondi e... Ok, aspetta, ok. Bentornati in studio, ci spostiamo ora sulla prima pagina del Messaggero e qui la scuola riparte nei container, ancora sul terremoto, l'intervista al ministro Giannini, nessun stop, flessibilità per studenti e professori, 6 miliardi per ricostruire, deformati 1.100 chilometri quadrati, Mattarella, tutto tornerà come prima, dopo doppi turni e docenti inviati negli edifici agibili o nei container per chi non vuole spostarsi, altri 8.000 banchi nelle scuole sulla costa marchigiana. La scuola sarà garantita, nessun alunno perderà l'anno, nessuno sarà costretto a lasciare il suo paese. Lo afferma il ministro Giannini in un'intervista al Messaggero. Per la ricostruzione stanziati 6 miliardi. Il sisma ha deformato 1.100 chilometri quadrati di territorio e Mattarella, tutto tornerà come prima. E poi sale la tensione nelle borse, lo spread BTP e Bund si impenna ancora, spinto dal no e dal vantaggio di Trump. La possibilità che prevalgano i no al referendum e il vantaggio acquisito da Trump nelle ultime ore stanno nuovamente facendo impennare lo spread BTP Bund. E poi verso il 4 dicembre, referendum bocciata l'ipotesi di rinvio e Renzi chiude dopo lo spiraglio di Alfano. E poi a centropagina al Baghdadi intrappolato, i curdi, se cade Stato Islamico, finito. E Gentiloni a Mosul, disfatta storica per l'ISIS. E qui appunto vediamo a centropagina la foto delle forze speciali irachene alla periferia di Mosul. E ci spostiamo poi a Roma, flop Giubileo, niente nuove opere e turisti a saldo zero. Il bilancio dell'evento che doveva risollevare la capitale, occasione mancata, niente nuove opere e turisti a saldo zero. Il bilancio del Giubileo, l'evento che avrebbe dovuto risollevare Roma, parla di un'occasione mancata. È come se il Giubileo per gli albergatori non ci fosse mai stato, dice Giuseppe Roscioli, presidente di Federalberghi. Gli albergatori infatti hanno chiuso il 2016 con le stesse presenze dell'anno scorso, intorno ai 14 milioni di arrivi. E poi il vertice con il Movimento 5 Stelle, l'ultimatum della Raggi, Marra o tutti a casa. Raggi sfida il Movimento 5 Stelle, dovete accettare. Accettare Marra o andiamo tutti a casa. Braccio di ferro sul super dirigente in un vertice della maggioranza capitolina. E poi quanto pesa l'interferenza straniera sul voto USA, Mosca e Medio Oriente, l'editoriale poi all'interno. E in taglio basso poi truffe agli anziani, l'arresto sarà obbligatorio, la proposta di legge. Andrà in carcere chi verrà condannato per aver truffato persone con più di 65 anni. Lo prevede una proposta di legge che sarà presentata alla Camera dal responsabile giustizia del PD e che è stata sottoscritta da circa una cinquantina di deputati. Ci sarà l'arresto obbligatorio in flagranza di reato con una sospensione solo dietro il risarcimento, la restituzione dei soldi. Gli esponenti democratici hanno sottoposto il testo all'attenzione degli altri partiti per un accordo bipartisan. E poi, dopo questa notizia, ci spostiamo nuovamente sul web per leggere insieme altri aggiornamenti che riguardano in questo caso il terremoto. È stata appunto deformata un'area di 600 chilometri quadrati. I terremoti del 26 e del 30 ottobre hanno deformato una zona di
600 km² è quanto emerge dalla prima analisi dei dati del satellite radar Sentinel-1 del programma europeo Copernicus, elaborate dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e dall'Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell'Ambiente del Consiglio Nazionale delle Ricerche. La zona in cui si sono verificati i maggiori movimenti del terreno è stata delimitata dai ricercatori con un'ellisse lunga circa 40 km e larga circa 15, scusate, rileva Stefano Salvi dell'INGV. L'ellisse si estende da Pieve Torina, che si trova immediatamente all'esterno di questa figura ideale, fino ad Accumoli a sud, e in questa zona i dati dei satelliti hanno indicato le maggiori deformazioni del suolo, evidenziate da frange colorate, ognuna delle quali rappresenta un abbassamento del terreno di circa 3 centimetri superiori alle frange adiacenti. E qui vediamo appunto l'immagine. All'interno dell'ellisse, dove le frange sono più fitte, si trova la zona in cui il suolo si è abbassato fino a 70 centimetri vicino a Castelluccio di Norcia. Fuori dall'ellisse, a est e a ovest, il terreno è stato sollevato di alcuni centimetri. E poi ora un caso di cronaca: fiori sul luogo morte di Filippo Corsini a Londra. Il Times lancia l'allarme per i ciclisti. Londra è sempre meno sicura per i ciclisti, se lo chiede il Times, già molto attivo in una campagna di sensibilizzazione sull'argomento. Dopo la morte di Filippo Corsini, 21 anni, discendente dei Principi Corsini, travolto da un camion a Kingsbridge mentre andava all'università sulla sua due ruote. Si tratta, sottolinea il giornale, dell'8ª vittima di quest'anno in incidenti simili avvenuti quasi sempre per la presenza di veicoli pesanti. In questo, come in altri casi, l'autista del camion è stato arrestato e ora sarà sottoposto a un processo. Anche la penultima persona morta in bicicletta era italiana, Lucia Ciccioli, di 32 anni, investita sempre da un veicolo pesante a battersi mentre andava al ristorante dove lavorava come cameriera. Il Times, in un lungo articolo, ricorda il 21enne figlio di Duccio e Clotilde Corsini, che era venuto a Londra come molti altri connazionali a studiare, e cita le testimonianze di suoi amici e conoscenti. Il giornale conclude lanciando un appello al sindaco Sadiq Khan affinché, come promesso, introduca un'ordinanza per vietare l'ingresso nella capitale ai veicoli pesanti che non rientrano nei parametri, per assicurare la migliore visibilità possibile ai conducenti. E ancora, appalti truccati in ospedale a Roma, 10 sono gli arresti. I carabinieri del comando provinciale di Roma stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 10 persone ritenute responsabili a vario titolo di corruzione, turbata libertà degli incanti, estorsione, falsità di materiali in atti pubblici, peculato e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Riguardo la gestione di appalti all'ospedale San Camillo di Roma, le indagini si sono concentrate su appalti della ristrutturazione dell'ospedale realizzati in occasione del Giubileo della Misericordia. E ancora ci spostiamo a Firenze. Stalking alla Boschi, è stato fermato un uomo di 44 anni accusato di stalking verso il ministro Maria Elena Boschi. È stato rintracciato e arrestato ieri dalla polizia in un ristorante in via della Scala a Firenze, non lontano da dove nel fine settimana si terrà la Leopolda con Matteo Renzi. Il 44enne, originario e residente in Campania, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari disposta nei giorni scorsi su richiesta della Procura di Roma come aggravamento di quella già in atto di divieto di avvicinamento al ministro. La polizia è intervenuta nel ristorante nella tarda mattinata di ieri, chiamata dal proprietario poiché il 44enne si rifiutava di pagare il conto del pranzo, poche decine di euro. Gli agenti, dopo aver identificato e aver inserito il suo nome negli archivi, si sono resi conto che l'uomo era ricercato perché a suo carico pendeva una misura cautelare di arresti domiciliari in provincia di Napoli per atti persecutori verso la Boschi. E ancora ci spostiamo a Genova per un altro caso di cronaca. Il poliziotto stermina la famiglia e si suicida, aveva dei debiti di gioco. Un poliziotto di 50 anni ha sparato con la pistola d'ordinanza uccidendole alla moglie e alle due figlie di 10 e 14 anni. Poi ha telefonato alla polizia confessando il gesto e si è suicidato. L'uomo, Mauro Agrosi, ha ucciso moglie e figlie nel sonno. Per non far sentire i colpi di pistola, ha coperto l'arma con un cuscino, ottenendo un effetto silenziatore. La strage poco prima delle 7 di
questa mattina in una casa di Cornigliano in piazza Conti. Secondo gli inquirenti, Agrosi avrebbe accumulato dei debiti di gioco. E dopo questa notizia ci spostiamo sulla prima pagina del Tempo e qui a centro pagina scuole da paura, il dossier shock, un istituto su due in Italia non è sicuro, il giallo degli edifici effettivamente controllati a Roma. E poi ancora i dipendenti di Equitalia dicono no al concorsone, sono 8.000 i lavoratori. E poi il poliziotto uccide nel sonno moglie e figlie, poi si spara, aveva debiti di gioco, l'articolo che abbiamo letto poco fa sul web. E ancora il flop del nuovo Luneur, pochi giochi e tanti reclami, chiuse troppe attrazioni. E poi una notizia sul calcio, stasera la Roma a Vienna gioca per l'Europa League, in campo Inter, Fiorentina e Sassuolo. E scendiamo in taglio basso, se il romeno evade per necessità, è stato sfrattato da casa, si presenta in carcere e lo arrestano. E dopo questa notizia ci fermiamo per pochi istanti, a tra poco.